Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Ieri rifiuti, oggi affidamenti. Ieri, ammetterete, vi ho detto delle informazioni originali, oggi sono meno originali, ma non per questo meno significative. Costruiamo la legalità, disse l'ingegner Michele Melluso in campagna elettorale, cottando di Sandino sotto, costruiamo la legalità, vecchio, costruiamo questa legalità. È già un passo avanti costruire la legalità, perché dovete sapere che Michele Melluso, ingegnere ignoto ai più, si era distinto per fare il leone di tastiera, a dimostrazione del fatto che non teneva una mataminchia da fare nel suo studio tecnico. Perché vi invito a questa riflessione: quando vedete gente che sta fisso, scrive, 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 scrive a qualunque ora, cominciate a chiedervi: ma questo che mestiere fa? Scoprirete che se sono professionisti non c'hanno lavoro. Se sono dipendenti pubblici, controllate gli orari e vedete che in orario di lavoro, invece di lavorare, fanno altre cose, quindi capite che rubano anche questi lo stipendio. Bene, dicevo, Melluso fa il leone di tastiera, scrive su Facebook, non ha nient'altro da fare, non lo conosce nessuno. Però fa un passo in avanti, si candida nel PD. Beh, a candidarsi io credo che sia una cosa buona, perché uno non deve rinunciare all'impegno personale, quindi io apprezzo quelli che si impegnano. Vanno apprezzato in pochi, perché i voti che ha preso, diciamo, non sono molto significativi, cioè non se l'è filato nessuno. Pochi, pochi. Però, importante l'idea di costruire la legalità. Qua, ma costruire la legalità. Allora, essendo che io sono ingegnere, da dove costruisco la legalità? Caro l'ingegner Melluzzo, la costruisce facendosi dare un affidamento diretto. Io ho letto 75, 80, papena. Si dice Cerignola, un 100.000 annessi e connessi, sono un 100.000. Diciamo che normalmente ci avrebbe messo 5 anni per guadagnare questo importo, ma essendosi candidato nel PD viene premiato. Se lo facevo io, dovevano prendere il bigliettino davanti al comune. La gola suona, Giacco, come si chiama un capitano della finanza? Galante, il comandante della Guardia Svizzera. La Guardia Svizzera poteva fare indagini su di me, perché il vice papa ce l'avevo con me, non so perché, ma ce l'avevo con me. E la protezione degli animali, la LIPU, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, uccelli che volano. Tutti quanti, mogli a dei, sarebbero arrivati, si sarebbero precipitati. Immaginatevi, Melluso, candidato di Metta, Metta che gli dà un incarico. Dice, vabbè, ma se quel giovinotto ha vinto che cosa? Non c'era una gara. Non c'era un altro sistema che era importante da applicare. C'è un incarico tecnico, io chiamo
5 ingegneri e dico: scusate, per fare questa cosa, voi considerate che io posso spendere 100.000 euro, che sconto mi fate? E do l'incarico a chi mi fa risparmiare. Ma così diminuiscono i soldi. E invece a questo bravo giovane dell'ingegnere gli danno l'affidamento diretto, 100.000 euro in affidamento diretto. Cazzo. Ma c'è di più, e c'è di meglio, e vi prego di notare questo passaggio. Non mi voglio sbagliare, voglio darvi le date precise, ma non mi posso sbagliare. L'incarico della progettazione lo danno il 9 dicembre a Meluso. Sapete quando approvano il progetto fatto da Meluso? Il giorno 10. 9 l'incarico, 10 l'approvazione. Ma non c'è il tempo, non c'è il tempo materiale. Perché nella progettazione sono una cosa infinita di atti, documenti, tavole. Adesso vi farò l'elenco. Se io ti ho dato l'incarico giorno 9 di dicembre, che non mi ricordo nemmeno che giorno era, il giorno dopo tu hai fatto tutto il lavoro, lo hai depositato, io architetto principe, torniamo al dolore, architetto Prencio, l'ho guardato e l'ho approvato, meno di 24 ore. Signori, ci state a prendere per il culo, o meglio, a me no, a quelli che la pensano come me no, ma i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, la guardia forestale, la protezione degli animali, tutti quelli che venivano a fare le indagini su di me, che poi non hanno portato a niente, una domanda se la fanno: scusa, com'è possibile? E poi basta guardare i documenti. Se questo ha fatto questo lavoro, deve averlo depositato. Quando? C'è un timbro di ricevuta del progetto? È falso. Dottor Infante, Foggia, pronto? È falso, il timbro è falso, garantito, garantito, perché non c'è il tempo materiale. È normale, e questa è la legalità, costruiamo la legalità, quello era Meluso, a botto di 100.000 euro. E questa è la legalità, è la mafia. La mafia, io ero mafioso, e intanto porcherie del genere io non ne ho mai fatte, non è la porcheria isolata. No, non parlo delle luminarie, ho già parlato delle luminarie, magari dopo facciamo un riassunto, voglio parlare di quest'altro incarico. Uguale, identico e preciso. 9 dicembre l'incarico, il 10 dicembre viene approvato sempre da principe, che veramente morte sciuppamil, principe, morte sciuppamil, cioè vuoi proprio passare un guaio, non ti è bastato tutto quello che ti è successo, devi passare un guaio, non c'è più il sindaco Metta che diceva comportati bene, si è equilibrato. Meluso, per tornare a Meluso, chi cazzo lo conosce? Principe ha dato un incarico direttamente a Meluso, è falso, perché principe, ve lo dico io, non lo conosce nemmeno, non sa nemmeno chi è. Chi è andato da principe a dire ho detto papà dai l'incarico a Meluso? C'è qualcuno che è andato a dire ho detto papà? Che poi magari papà non sa manca niente, perché un menino è attivo, è spregiudicato, a voglia ora stendevo di stomocca. Vediamo quest'altro. 9 l'incarico, hanno dato l'incarico il giorno 9. Incarico di fare che cosa? Ve la sentite?
di rompervi un po' le scatole insieme con me. Vi dico che cosa doveva fare questo ingegnere, mo vi dico pure il nome e cognome, ancora vi credete. Giorno 9, con determina 1041, dice principe e dice falso, falso, dottor Infante, falso, è ancora reato, o solo se lo commetto io, e io non ne commettevo, dà l'incarico a questo architetto di fare relazione generale, documentazione fotografica, elenco prezzi sul lavoro, elenco prezzi sulla sicurezza, computo metrico estimativo sulla sicurezza, stima incidenza manodopera, quadro tecnico economico, cronoprogramma, piano di manutenzione, fascicolo dell'opera, schema di contratto, capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza e coordinamento, attestazione di prestazione energetica preintervento APE, relazione geologica, relazione geotecnica, relazione di calcolo strutturale, relazione specialistica impianto elettrico, relazione specialistica impianto idrico fognario, relazione specialistica impianto fotovoltaico, relazione ai sensi del comma 1 articolo 8 della legge eccetera eccetera, attestazione protocollo Itaca. Poi ci sono almeno una ventina di tavole e altra ventina di tavole, una per l'inquadramento territoriale e l'altro per il progetto e sezione. Tutte queste cose incaricate di fare il giorno 9 sono state presentate, esaminate, approvate il giorno 10. 9, 10. È regolare? È normale? È credibile? Tutto questo o è falso? Non gli interessa a Loretta Colasuono, solo a me mi voleva mettere le manette. A Giacomo non gli interessa stare all'aria fredda. Carabinieri, nessun altro? Guardia di Finanza, nessuno? Alla Procura di Foggia, dottor Invante, 30 mesi io indagato, 30 mesi, senza aver fatto niente? Non interessa questa cosa? È plausibile che una persona abbia potuto fare tutte queste cose nel giro di 24 ore? O c'è un falso ideologico? O ho dato l'incarico in anticipo senza determina? E perché ho dato l'incarico in anticipo senza determina? E quanto è vera questa determina quando si dice abbiamo scelto, ho scelto io il tecnico, l'ho scelto in base a competenze, in base a quale competenza? È venuto qualcuno a dire bisogna dare l'incarico all'architetto Rosa Totaro perché fa parte dello studio dell'ingegner Mario Di Stefano che al ballottaggio ha fatto votare quelle 3-4 persone su cui ha influenza per Bonito nonostante fossero di centrodestra, nonostante fossero di Forza Italia? Non dite che non vi ha raccontato le cose nei minimi dettagli. Se qualcuno si risente, metta Francesco 16 ottobre 51, querelatemi che ci vediamo in tribunale. In qualche modo, in qualche modo, io l'attenzione della Procura di Foggia, che mi ha tenuto 30 mesi sotto intercettazione, sotto indagine, sotto inchieste, papum, papam. Queste cose, guardate che Principe è stato anche mio dirigente, nessuno è andato mai da Principe a dire dai l'incarico a Tizio e dai l'incarico a Caio. E se è andato qualcuno, è qualcuno che io ho preso a calcio in culo e l'ho cacciato da sopra al municipio. Mentre invece voi, che siete la legalità, continuate in questa maniera. Così come avete fatto con le luminarie, abbiamo detto, sono 170, 180 milioni di euro, che monte i lampadini. E non teniamo niente che lampadini, non pure montare kit. Senza gara, senza preventivi. Anche qui l'architetto principe che veramente vuole passare un guaio. E mi dispiace, perché io ho stima dell'architetto principe, avevo stima dell'architetto principe, prima che si mettesse a firmare
tutto quello che gli chiedono di firmare personaggi che non appaiono, perché operano nella penombra. E ricordatevi che quando scattano incarichi di questo genere da 100.000 euro, il dubbio è che chi ha segnalato il nome abbia un ritorno economico. E questo si chiama corruzione, questo si chiama mafia, questo si chiama malaffare. Bisognerebbe indagare. Io chiamerei. Perché questo nome? Chi te l'ha fatto? Che tu non lo conosci? Lo stesso per le luminarie. Che cazzo è sta ditta? Art Lux Partenopoli di Avellino. Cioè, per lavorare a Cerignola bisogna essere di Salerno, è vero Tecla? Di Avellino. Ho visto un altro affidamento diretto, proprio stamattina. L'ho visto, me l'ha segnalato, sempre molto più attento di me, Rino Pezzano, una determina di affidamento, di un affidamento dovevano comprare arredi per istituti scolastici. Non so se si tratta di banche a rotelle o banche con gli sci, o banche con gli sci forse, perché questo usine che diciamo è sciatore. Affidamento diretto, l'importo è di 25.000 euro, affidamento diretto, eccolo qua. Ah, come si chiama sta ditta? Una ditta di Locri. Ditta di Locri. Mo, può essere. Che a Cerignola non si trova uno che monta le lampadine. Non si trova uno che monta una luminaria. Non si trova uno che vende i banchi, i gess, non lo so che cosa hanno comprato. Li dobbiamo cercare ad Avellino, zona pacifica, mica stella la camorra Avellino. A Salerno, a Locri. A Locri. E poi leggete nelle determine che fanno ridere. Fatto un'indagine di mercato, la frase di stile, abbiamo deciso di dare questi soldi alla ditta tot di Locri. Indagine di mercato. Tu non sei mancato cazzo se trovo Locri. Chi è venuto a presentarti la ditta e a dirti ti raccomando questa ditta? Io questo vorrei sapere. Fossi poliziotto, carabiniere, finanziere, fossi pubblico ministero, scusate, perché tutti questi affidamenti diretti? Perché gli spacchettamenti? Attenzione, vi segnalo un'altra cosa. C'è uno stanziamento per Natale, dice noi dobbiamo fare gli affidamenti perché siamo in ritardo. E che non sapevo che avevamo Natale il 25 di dicembre. È sempre venuto il 25, vi ha sorpreso. E va bene. Ci avete un importo? È un importo che non vi permette gli affidamenti, perché è superiore al limite previsto per gli affidamenti. Che avete fatto? Spacchettamento si chiama, si divide, così faccio gli affidamenti diretti senza fare la gara. Per 300.000 euro bisognava fare la gara, andando sotto i 100, 120 qualche cosa, ogni appalto viene affidato, no, a trattativa. La trattativa richiede i preventivi. Affidamento diretto a te e a nessuno più. A te, Rosa Totaro. Stai sempre nello studio di Mario Di Stefano? Bene, allora a te l'incarico. Melluso, sei candidato nel PD? A te l'incarico. Le luminarie? Alla ditta di Avellino. E sono decine di affidamenti di questo genere.
in parallelo, per assumere Cirulli dobbiamo fare i colloqui, bugia, l'avevano già assunto. Per assumere Michele D'Alessandro dobbiamo fare, no, non dobbiamo fare niente, dobbiamo cambiare il regolamento che ci impediva di assumere Michele D'Alessandro. Prima fanno la delibera, modificano il regolamento di Polizia Municipale, che è un'accusa che deve fare il Consiglio Comunale. Dottoressa Fiore, che se dice? Regolamento, materia del Consiglio Comunale. La Giunta cambia il regolamento perché deve assumere Michele D'Alessandro. Fanno il bando per il dirigente articolo 110. Già si sa che vince Casa Massima. Che fate a fare il bando? L'avete già deciso. È questa la legalità. Uno non tiene i requisiti, cambiamo candidato. No, cambiamo i requisiti, cambiamo il regolamento. Facciamo le domande per il portavoce, abbiamo già assunto Cirulli, abbiamo già assunto Casa Massima. Oh, d'altra parte, nei prossimi giorni lo vedremo se quel concorso lo vince Casa Massima. Se non lo vince Casa Massima, io faccio una trasmissione e dico scusate, mi sono sbagliato. Ma non grido, non grido. Anche se, voglio dire, vedo molta distrazione da questo punto di vista. Se c'è uno studio tecnico che è imparentato con la moglie del sindaco, non bisogna dare gli affidamenti diretti. Se c'è un candidato nella lista che sosteneva il sindaco, l'affidamento diretto può sembrare il pagamento di un impegno elettorale. Tu mi dai una mano alle elezioni e io ti assumo come dipendente comunale, però ce la paga lo stipendio. No, no, no. Questo vale per gli studi tecnici, vale per il portavoce Cirulli, vale per gli altri affidamenti. E non si spaventano, e non si spaventano di tutte le cose che stanno succedendo fra gli amici di Franco Metta. Avete sentito quel caro amico mio Dattoli a Foggia, proprio intimo mio, non lo conosco nemmeno, è l'assessore in pettore di Michele Emiliano. Michele Emiliano venne a Cerignola, faceva lo spiritoso. Adesso c'ha il direttore generale che ha nominato lui, arrestato perché truccava gli appalti. L'assessore regionale che il marito si comprava i voti a Trigeno e lui veniva a Cerignola e pisciava legalità in testa ai cittadini di Cerignola. Io e questo qua siamo la legalità. Mentre noi eravamo i delinquenti, eravamo i criminali, eravamo quelli che non sapevano amministrare. In proposito, Pala Cicogna aperto, Pala Tatarella è aperto, il centro di analisi Grassitelli è aperto, li ho fatti io, grazie a me, grazie a me. Pala Tatarella dice che era inagibile, gli ho sempre detto che non è vero, infatti adesso stanno a fare le vaccinazioni a Pala Tatarella, che è perfettamente agibile. C'era, ve l'ho spiegato, solo un problema di carte, non c'era nessun problema. Al Monterisi si fanno le sfilate, il Monterisi nuovo l'ho fatto io e nessun altro. Per il momento loro, per costruire, come diceva Melluso, la legalità, l'unica cosa che hanno fatto è fare queste porcherie di affidamenti diretti che sono tipici di un'amministrazione opaca, altro che luminosità. O che aveva la strada del buono. Ma il cielo!